Quando si parla dell'eccellenza del vino Molisano si parla della cantina Valerio e con me c'è l'architetto Antonio Valerio che è il titolare della cantina e soprattutto siete in questo bello stand allestito in un padiglione importante qui alla 49esima edizione del Vinitali perché siete un po' tra le regioni d'élite della produzione del vino. La prima domanda viene, eh, direbbe qualcuno, spontanea. Come ce l'avete fatta ad entrare in questo padiglione? C'è stata un po' di attesa, abbiamo fatto la richiesta durante gli altri anni, ma penso che questo sia il luogo ideale per, per presentare il Molise. Che produzioni avete portato quest'anno qui? Come sempre voi presentate delle novità. Quest'anno, qui abbiamo delle bottiglie. Eh, sono queste alcune dei, delle produzioni d'elite che portate quest'anno? Queste sono le noi portiamo ogni anno delle novità. Abbiamo portato le ultime annate delle, di tutti i vini. C'è un vino oggi eh, nuovo che è il Calidio, con la sua nuova veste di vino molto contemporaneo, un Montepulciano in purezza che fa solo acciaio, è un vino di pronta beva quasi per un uso quotidiano, sempre, per farci conoscere sempre di più. Il vitigno qual è? Montepulciano? È Montepulciano, con diciamo, il problema del Molise del Montepulciano, che è l'unica regione che, non, che, che propone una DOC con il nome di un IGT. E chi insomma è del, del mestiere sa a che cosa mi riferisco. E noi non possiamo scrivere Montepulciano sull'etichetta come altre regioni eh, perché il Montepulciano, Montepulciano, la denominazione Montepulciano la può utilizzare soltanto l'Abruzzo e la Toscana, però l'80% dell'ampelografia regionale è proprio del Montepulciano, cioè l'80% dei vigneti del Molise sono Montepulciano. Anche perché non potrebbe essere altrimenti. Quanto è difficile, poi verremo gli altri vini che portate. Però la domanda me l'ha tirata lei, quanto è difficile fare vino, produrre vino in Molise oggi? Io penso che sia difficilissimo e se continuiamo così non penso che il Molise ce la possa fare, il Molise è orfano di troppe cose, poi è una regione debole dal punto di vista economico e fa, fa comodo a tutti eh, diciamo, tenerla come regione di riserva. Io penso che ci debba essere uno sforzo in più, le aziende ce la mettono tutta, noi esportiamo in dieci paesi nel mondo, non esportiamo quantità astronomiche ma esportiamo bottiglie preziose con un posizionamento medio-alto, però è, è, questa è un'attività che è nata diciamo, per gioco ma anche dal basso. Io penso che il Molise si debba impegnare molto di più. Anche perché non è credibile il fatto che magari a qualche chilometro di distanza, Ortona, Vasto, si produca dell'ottimo vino, poi si supera un confine tracciato con la matita sulla carta e il vino non è più prodotto bene, cioè non, non ha senso. No? Sì, questi sono i paradossi del marketing, quindi noi abbiamo oggi delle aziende che sono molto più forti del territorio, questo non succede per gli altri territori, le aziende che producono in altri territori hanno il vantaggio di produrre in quei territori perché hanno dei territori forti dal punto di vista dell'immagine, nel Molise succede esattamente il contrario, ci sono delle aziende che hanno un'immagine molto più forte e quindi... E diciamo hanno la debolezza invece del, del territorio di provenienza, non come vocazione, anzi, noi abbiamo un territorio che che affonda le radici veramente in un passato molto molto lontano. Abbiamo un uomo antico, il più antico d'Europa, e qui sta radice lunga sulla vocazione eh, del territorio nella produzione alimentare in genere di qualità. Poi abbiamo degli episodi straordinari per quanto riguarda delle tracce storiche, per quanto riguarda l'aspetto vitivinicolo, ma anche quello olivicolo. E, insomma, ce n'è tanto. Il problema è che questo non lo riusciamo a organizzare e a comunicare. Senta. Al Caliglio poi c'è il Pentro che mi sembra sia un'altra delle vostre produzioni di eccellenza. Il pentro è, sì, è una doc che abbiamo salvato, che nel 2007 è una doc che rischiava l'estinzione, quindi eh, potevamo, eh, diciamo, dovevamo rinunciare poi a una delle quattro doc. Questa è la doc della provincia di Sernia che sta in piedi solo per noi, ci sono cinque famiglie in Italia oggi che producono, sono monoproduttori di doc. È una doc importante, è una, è una sfida importante. È quella, la sfida è quella di far conoscere un Molise eh, molto, molto alto, con, un, con diciamo, un, una regione di produzione di pregio. E poi c'è l'Opaglia, altro vino rosso, questo. Ma i vitigni sono tutti Montepulciano? No, l'Opaglia è una, una tintina in purezza, è il nostro autoctono. E quindi, qui c'è una ricostruzione anche enografica del territorio, cioè l'azienda ha messo a dimora dei vigneti in zone diverse, anche stando in un, in un, nello stesso ambito, diciamo, quindi a, a, poca di, a pochi chilometri di distanza, però ci sono dei territori estremamente diversi, così come è caratterizzato proprio orograficamente il nostro territorio. Ecco, per essere più preciso, il pentro nasce a Macchia di Sernia e a Monteroduni. E invece la Tintiria nasce a Miranda e Pesche, quindi due, due paesi con delle, delle condizioni microclimatiche e pedoclimatiche completamente diverse, con un'altitudine sul livello del mare intorno ai, ai 560 metri, invece per il Pentro stiamo intorno ai 360 metri. E poi una novità verrebbe da dire, perché veramente vedere una bollicina prodotta in Molise eh, è sicuramente singolare oppure particolare? No, è quello che ci permette di fare oggi la conoscenza del vino, cioè fino ad oggi non, ci, non si è tentata una produzione nelle zone eh, diciamo, ehm, dove non, non c'è stato l'uomo ad avere questa iniziativa, oggi con il know-how che abbiamo a disposizione Possiamo inquadrare quei territori vocati per quel tipo di produzione ed è proprio questo che è successo per, per l'area che, la che è il nostro metodo classico. Cioè, prima Cuvée c'è scritto. Prima Cuvée, sì, sì, perché eh, non ho utilizzato la denominazione proprio francese, tutta la nomenclatura del vino è francese. Io sono un produttore di vino molisano ma anche italiano e quindi ho utilizzato prima Cuvée, non Premier Cuvée. Questi francesi, lei da Molisano deve lottare prima con gli italiani e poi con i francesi. È una, una lotta continua, verrebbe da dire. I molisani sì, purtroppo sono costretti a lottare per, per sopravvivere e per, non, e per fare in modo di non, di non abbandonare completamente il nostro piccolo ma bellissimo territorio. E poi c'è quest'ultima produzione che è un Molise Rosso, questo del 2012. Questi diciamo, sono i vini che utilizzano la doc Molise, quindi che, ehm, noi abbiamo iniziato la nostra produzione anche con l'acquisto di uve nella provincia di Campobasso, quindi con l'utilizzo di questa doc Molise, anzi va eh, tutto il merito ai vignaioli eh, diciamo del molisani, tutti che tengono in piedi, riescono a tenere in piedi questo, questa filiera che non è, è tra le più difficili perché si deve all'esigenza di essere comunicata in una maniera molto alta. C'è un club di comunicazione del vino e il Molise purtroppo stenta a farne parte e il San Nazaro ha proprio questa prerogativa utilizzando proprio la denominazione Molise. Avete lavorato bene in questo vinita lì? È bene, le cose sono andate bene tutto sommato? L'azienda cresce, cresce anche in maniera diciamo, eh, molto, molto importante. I problemi di crescita dell'azienda risiedono in altri aspetti. Oggi, questa, è una, è un fiume, questa azienda è un fiume in piena ed ha la capacità tecnica di trasformare il territorio. Purtroppo, c'è un apparato burocratico che ci frena. Martina, il ministro, nel suo intervento il primo giorno, ha fatto della semplificazione della vita delle aziende produttrici di vino una delle sue mission per il mandato da ministro. Ecco, sarebbe opportuno. Beh, sarebbe proprio necessario. Il vino ti dà l'opportunità di conoscere il mondo. Io ho impiegato gli ultimi anni eh, nei viaggi eh, diciamo, a far conoscere il mio territorio. Eh, nello stesso tempo ho conosciuto il territorio degli altri e devo dire che gli altri vivono in maniera molto, molto più semplice. Cosa che in Italia oggi, invece, non succede. Cioè, io ho anche diciamo, una possibilità che mi dà la famiglia. Di, di, di portare avanti questa, questa iniziativa, ma penso che eh, se fossero successi ad, altri, ad altre persone con meno, eh, con meno risorse delle mie, eh, non so come sarebbe andata a finire. Gli cioè, ostacoli ce ne sono fin troppi. Riesce a dare un voto a questo Vinitali, suo personale? Al ah, Vinitali, senza dubbio, gli do un voto alto, non il massimo perché. Anche nel, il Vinitali ospita diciamo, un pubblico per motivi economici che poi non è un pubblico tutto utile agli espositori, però è una grande festa, è una grande festa del vino, quindi sicuramente un 9.